Mamma? Sei stata davvero bravissima. Grazie per essere venuta. Scusa se mi sono arrabbiata l'altro giorno, avevo altro per la testa. Ho capito. Non te lo dico tanto spesso come vorrei, ma passare il tempo con te è la parte migliore della giornata. Sono impegnata con la chiesa e le commissioni e le mie lezioni serali. Perciò, quando passiamo del tempo insieme, sento che ogni secondo è davvero prezioso. E non voglio che ci diciamo cattiverie, d'accordo, tesoro? Forse possiamo aiutarci a vicenda, restando unite, raccontandoci che cosa succede. Onestamente, le cose sono un po' strane tra me e Omar, perciò, quando parli di lui, mi sento male. Ma credo che ci sia un modo per sistemare le cose. Va bene se ci vediamo a casa dopo? Ok, però torna per cena. Grazie, mamma! Dove ho lasciato il mio mantello? Ah! Eccolo! Oh, un cubo! Devo dirlo subito a Omar! Devo chiederti una cosa. Wow, che bello sentirti! Anch'io voglio parlarti! È un cubo del puzzle. Omar, non immagino... Come hai potuto farmi questo di nuovo? So che sei il Poncio Rosso. Non so di cosa stai parlando. Sul serio? Quindi non ci hai seguiti nella grotta planetario per rubarci quel cubo? Cosa? Credi che io abbia preso questo shock? Ah! Ma che... Ah! Ehi! Omar, accidenti! Ok, ho telefonato al mio consigliere finanziario e sono autorizzato ad offrirti una porzione del mio portafoglio azionario. Certo di essere nel posto giusto, perché non bussi alla porta del Poncio Rosso? Aspetta, cosa? Oh, sì, abbiamo accusato lei di essere il Poncio Rosso. Pensavate che lei potesse essere me? Le piacerebbe, Craig. Come vuoi. Lei è più coraggiosa di te, Xavier. Coraggiosa, eppure non sta aprendo la porta. Sapete che c'è? Mi avete accusata e sono andata fuori di testa. Ma non importa, perché anche se avessi il vostro inutile cubo, non potrei darvelo comunque. Perché? Dov'è il cubo? Accidenti, amico. Volevo davvero sistemare le cose, ma se non ti fidi di me, che senso ha? Maya! L'ho lanciato nel ruscello. Credo che ci siamo persi qualcosa.